Regione Toscana. Il Consiglio regionale. Onorevole Sassoli, 345 voti. Tutti voi capirete la mia emozione in questo momento nell'assumere la presidenza del Parlamento europeo e di essere stato scelto da voi a rappresentare l'istituzione che più di ogni altra ha un legame diretto con i cittadini, che ha il dovere di rappresentare e di difenderli. L'Unione europea non è un incidente della storia. Il Consiglio regionale ricorda David Sassoli ad un anno dalla scomparsa, con la premiazione finale del bando per tesi di laurea in suo onore. Bandito nel 2022 dal Consiglio regionale della Toscana con l'obiettivo di ricordare il pensiero e l'azione di Sassoli, incrociando la sua memoria con le idee delle giovani generazioni toscane e con le riflessioni sul rapporto tra regioni ed Europa. Un'edizione che ha visto davvero una larga, ampia, importante partecipazione. Oggi è un anno che è venuto a mancare David Sassoli. David Sassoli è stato un grande uomo delle istituzioni, un esempio per chi come me ha il compito di guidare l'Assemblea legislativa. E questo è secondo noi il modo migliore per ricordarlo, ricordare guardando negli occhi quelle ragazze e quei ragazzi che possono costruire un nuovo futuro dell'Europa. Ma lui ci ha mandato un messaggio forte, che noi abbiamo bisogno di più Europa, di un'Europa solidale, di un'Europa che è in grado anche di sapersi autoregolamentare meglio. Quello che è accaduto è qualcosa di gravissimo, che mina anche il lavoro di questi anni che David Sassoli ha portato avanti. Era un anticorpo verso chi voleva costruire ponti e verso chi voleva costruire muri. Ha lavorato per costruire ponti e per costruire una politica sobria. Ecco, ci manca anche per questo. Sono assolutamente in linea con il suo lavoro. Alle mie spalle c'è una frase che rappresenta bene chi è David Sassoli. E in queste tesi ci sta proprio quello che è stato anche il suo indirizzo, l'indirizzo che ha voluto dare a tutti i governi dell'Europa, l'indirizzo che ha voluto dare a chi si impegna negli istituzioni: essere sempre dalla parte dei più fragili, essere sempre dalla parte di chi ha meno voce, e noi oggi siamo qui per dare davvero voce a chi ha meno voce. Ma David Sassoli ha ripreso esattamente quello che era lo spirito fondativo con cui è nata l'Europa, l'Europa dei popoli, un'Europa che si sapesse tenere per mano, che non lasciasse indietro nessuno. Non è stato sempre così. Spesso negli ultimi anni, prima di David Sassoli, vedevamo un'Europa dell'austerità, un'Europa che divideva, un'Europa che non riusciva a tenere tutti per mano. Guardate, il suo impulso è stato fondamentale e segnerà un cambio incredibile in quella che deve essere l'Europa, un'Europa moderna che può dare il suo contributo in un mondo che sta cambiando tanto. Avrà un seguito questa iniziativa? Ma io mi sono preso l'impegno di provare a istituzionalizzarla, lo dicevo prima ai rappresentanti delle università, consentitemi di ringraziarli, hanno svolto un lavoro enorme, come ringraziare i tanti studenti che hanno presentato i loro lavori di grande qualità. Mi piacerebbe, se fosse possibile, trovare modo e forma per cui ogni anno noi chiediamo alle ragazze e ragazzi delle nostre università di presentare i loro migliori lavori, perché siano di stimolo anche a noi, alle istituzioni, nel capire quanto sia importante avere più Europa. Sì, mi pare che sia davvero
un momento bello, è un momento che ci aiuta per a ricordare Davide Sassoli, ma soprattutto ci aiuta anche a dare un segnale alle ragazze e ai ragazzi toscani che il Consiglio regionale, attraverso la Commissione, ma attraverso l'operato di tutti i suoi componenti, è attento e soprattutto si pone in ascolto di quello che accade sui territori. E credo che anche il rapporto, e li voglio ringraziare, dei docenti che hanno composto la commissione di valutazione sia anche una buona prassi anche per dare gambe e dare futuro a questo premio. Questa del premio di laurea è una delle iniziative promosse all'interno del programma di lavoro della Commissione per le politiche europee. Ce ne sono state altre di iniziative, ce ne saranno altre ancora che, come con questo premio, vogliono mettere in evidenza il ruolo delle giovani generazioni, dei luoghi dove si fa istruzione e crescita, guardando ovviamente a un obiettivo che è quello della diffusione dei valori europei e soprattutto della costruzione di una casa comune nella quale un po' tutti ci si possa sentire davvero ospiti graditi e soprattutto ci si possa sentire a casa. Credo che sarebbe stato contento di vedere come le ragazze e i ragazzi hanno risposto a questa iniziativa, la qualità dei loro elaborati. Ci avrebbe dato una pacca sulle spalle e, sorridendo, ci avrebbe detto: continuiamo a lavorare. Le tesi che hanno partecipato al bando sono state 22 ed è risultato vincitore il lavoro di Alice Campolmi, laureata all'Università degli Studi di Firenze, con una tesi che ha avuto come tema i migranti e la normativa dell'Unione Europea. Allora, la mia tesi ha ad oggetto la tutela degli stranieri sottoposti a misure di trattenimento in Unione Europea ed in Italia. E nella tesi ho esaminato la disciplina normativa e anche l'applicazione poi nella prassi di queste misure normative. Tema molto attuale sia in Italia ma anche nel resto dell'Unione Europea, e sono infatti grata che, appunto, di questo premio, proprio perché spero che questo tema possa essere messo in luce. Ecco. Quello che ho cercato di fare all'interno della mia tesi è stato andare a esaminare la giurisprudenza, quindi come le corti europee abbiano ampliato la tutela dei diritti fondamentali degli stranieri, e la parte proprio interessante è stata poi vedere come queste norme venivano applicate nella prassi, quindi nella vita di tutti i giorni, e che impatto avevano queste norme sui cittadini stranieri, quindi sulle persone, sugli esseri umani, ecco. Dunque, noi siamo stati pienamente soddisfatti e abbiamo apprezzato molto la qualità delle tesi che sono arrivate per questo bando, e abbiamo scelto di premiare in particolare nelle prime tre non solo la qualità, diciamo, accademica dei lavori, ma anche l'originalità dei temi che gli studenti hanno proposto e l'innovatività degli approcci, un po' quanto si richiede a una tesi di laurea. Sì, infatti riuscivano a combinare bene sia temi di attualità e che sono presenti al dibattito pubblico, ma che sono anche temi di frontiera nella discussione scientifica, quindi non solo nell'ambito del diritto, nell'ambito delle politiche europee, della scienza politica, e quindi sono stati proprio dei lavori interessanti da due punti di vista. Dunque, io sono parte dell'Istituto Universitario Europeo, che è un'università che insiste sul territorio toscano, ma è un'organizzazione internazionale e che è, diciamo, il centro di ricerca per eccellenza sugli studi europei, che si trova in Italia, ma in cui arrivano giovani studenti da tutta Europa. Sassoli è stato un uomo delle istituzioni europee. Lui è stato uno che veramente ha voluto condividere il suo impegno per l'Europa in tutto il continente, non solo ovviamente era un politico italiano, ma è stato ben voluto e apprezzato al di là anche degli schieramenti politici come uomo delle istituzioni europee. Sono stati veramente degli ottimi lavori, una buona partecipazione, una buona occasione anche di collaborazione fra le università toscane, quindi grazie alla Regione di aver promosso questa iniziativa, che spero invoglierà i nostri giovani a scrivere e a lavorare più su questi temi dell'integrazione europea. Ha emerso un grande entusiasmo dei nostri giovani su questi temi, una grande attenzione, tesi anche su materie abbastanza diverse tra di loro, e quindi siamo stati molto soddisfatti della qualità media dei lavori. È
Sono stati tutti lavori molto interessanti, quindi poi alla fine abbiamo dovuto fare una selezione anche che fosse centrata più sull'oggetto del bando, ecco, più che sul valore dei lavori, perché erano tutti veramente molto ben fatti. È molto attuale e anche la ricaduta sul territorio è molto utile, perché di fatto è un premio che premia una persona che è stata garante dell'Europa e dei valori della democrazia. Sassoli ha avuto purtroppo un mandato breve, insomma i suoi anni dal 19 al 22, però è, come dicevo prima, sicuramente stato il custode dell'Europa e un garante per i valori della democrazia, che credo siano utili anche in una prospettiva proprio più ampia di valorizzazione appunto europea. Inaugurata al Palazzo del Pegaso dal Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, la mostra del pittore pisano Alberto Martini, dal titolo Silenti armonie e sorprendente invenzioni. La mostra può essere visitata fino al 21 gennaio 2023 presso lo spazio espositivo Carlo Azeglio Ciampi. Ascoltiamo nella cerimonia di inaugurazione l'artista e il Presidente del Consiglio regionale. Al di là della loro funzione c'è il vissuto, c'è la memoria che questi oggetti evocano, credo, ad ognuno di noi. Diciamo, sorprendente invenzione probabilmente è la tecnica anche. L'oggetto è più sulla silente armonia. Sì, io sono pisano, ascianese, quindi non posso che essere legato anche alla bellezza del mio territorio, all'armonia che questo paesaggio antropico, diciamo, trasmette, ecco, sì, quando lo guardiamo, quando lo contempliamo. Certo, io sono molto debitore, diciamo, alla sensibilità che mi ha trasmesso mio padre, anche se, diciamo, col tempo sono riuscito a elaborare appunto un linguaggio espressivo originale. Ecco, per chi lo conosce, mio padre è sempre stato un purista della pittura a olio su tela. Io invece, diciamo, percorro strade diverse e mi trovo più a mio agio sulla carta. Ecco. Io sono davvero emozionato, ne abbiamo presentate tante di mostre in questo spazio che abbiamo voluto aprire alle migliori eccellenze della nostra regione. Sono felice che oggi possano esserci qui i lavori di Alberto Martini. So l'impegno, la qualità pittorica che Alberto mette in campo. Vedere qui oggi questa mostra, vederlo qui insieme alla sua famiglia, è anche un po' il premio e il riconoscimento di anni di impegno. Le opere arrivano dirette al cuore, sono sorprendenti invenzioni, partendo da oggetti, paesaggi, riescono ad arrivarti dritte, dritte al cuore, e sembra qualcosa che noi non vediamo ogni giorno, una sorprendente emozione. Io sono davvero contento che tanti cittadini, non solo toscani ma di tutto il mondo, possano apprezzare quanta bellezza c'è nella nostra terra, e queste opere sono esattamente queste. Sono uno spazio questo in cui ognuno di noi può riflettere, può guardarsi dentro, può entrare a porsi tante domande e a cercare quelle risposte che spesso nella nostra vita non riusciamo ad avere. Non c'è una scelta della maggioranza, della minoranza, saremo tutti consiglieri regionali chiamati a votare con scrutinio segreto, lo voglio sottolineare, qual è la figura migliore che possa rappresentare le cittadine e i cittadini della Toscana, perché il ruolo del difensore civico è un ruolo davvero fondamentale. Quando arriva qualche istanza rispetto, per esempio, a questioni sanitarie che non hanno funzionato nella maniera in cui dovevano funzionare, oppure qualche altro diritto dei cittadini, dei consumatori, quello è un luogo in cui ci deve essere una risposta che va oltre quella che viene data dal governo regionale. Quindi è una figura davvero che deve avere un profilo importante. Io penso che il profilo che sia stato presentato è un profilo che va in questa direzione. Mi auguro che queste ore servano, ed è questo il lavoro che farò anch'io, perché maggioranza e minoranza si trovino.
ci sia modo in cui si superi le polemiche, anche come ci si è avvicinato al momento della scelta del difensore civico, e mi auguro che si ritrovi un'unità di intenti, perché poi questa figura non deve essere una figura della maggioranza. Io proverò a parlare anche con le altre forze politiche. Avevamo un impegno che proverò negli anni a venire a rispettare. Regione Toscana, il Consiglio regionale.